Finita la lunga novella del re, molto a tutti nel sembiante piaciuta, Dioneo ridendo disse: «Il buon uomo, che aspettava la seguente notte di far abbassar la codarita della fantasima, avrebbe dato in men di 2 denari di tutte le lode che voi date a Messer Torello». E appresso, sappiendo che a lui solo restava il dire, incominciò: «Mansuete mie donne, per quel che mi paia, questo dì d'oggi è stato dato a re e a soldani e a così fatta gente. E perciò, a ciò che io troppo da voi non mi scosti, vo ragionar d'un marchese, non cosa magnifica, ma una matta bestialità, come che bene gli seguisse alla fine, la quale io non consiglio alcuna che segua, perciò che gran peccato fu che a costui ben avvenisse. Già è gran tempo fu tra marchesi di Sanluzzo il maggior della casa un giovane chiamato Gualtieri, il quale, essendo senza moglie e senza figliuoli, in niun'altra cosa il suo tempo spendeva che in uccellare e in cacciare, né di prender moglie né d'aver figliuoli alcun pensiero avea, di che egli era da reputar molto savio. La qual cosa, a suoi uomini non piacendo, più volte il pregaron che moglie prendesse, a ciò che egli senza erede né essi senza signor rimanessero, offerendosi di trovargli il tale e di sì fatto padre e madre discesa che buona speranza se ne potrebbe avere, e esso contentarsene molto. A quali Gualtieri rispose: «Amici miei, voi mi stringete a quello che io del tutto aveva disposto di non far mai, considerando quanto grave cosa sia a poter trovar chi, coi suoi costumi, ben si convenga, e quanto del contrario sia grande la copia, e come dura vita sia quella di colui che a donna non bene se conveniente s'abbatte. E il dire che voi vi crediate a costumi dei padri e delle madri le figliuole conoscere, donde argomentate di darlami tal che mi piacerà, è una sciocchezza, con ciò che sia che io non sappia dove i padri possiate conoscere, né come i segreti delle madri di quelle. Quantunque, pur conoscendogli, siano spesse volte le figliuole a padri e alle madri dissimili. Ma poiché pure in queste catene vi piace d'annodarmi, e io voglio essere contento, e a ciò che io non abbia da dolermi d'altrui che di me, se mal venisse fatto, io stesso ne voglio essere il trovatore, affermandovi che, cui che io mi tolga, se da voi non fia come donna onorata, voi proverete con gran vostro danno quanto grave mi sia l'aver contra mia voglia presa mogliere a vostri prieghi». I valenti uomini risposero che era contenti, sol che esso si recasse a prender moglie. Erano a Gualtieri buona pezza piaciuti i costumi d'una povera giovinetta che d'una villa vicina a casa sua era, e parendogli bella assai, estimò che con costei dovesse poter aver vita assai consolata. E perciò, senza più avanti cercare, costei propose di volere sposare, e fattosi il padre chiamare, con lui, che poverissimo era, si convenne di torla per moglie. Fatto questo, fece Gualtieri tutti i suoi amici della contrada donare e disse loro: «Amici miei, egli v'è piaciuto e piace che io mi disponga a tor moglie, e io mi vi son disposto più per compiacere a voi che per desiderio che io di moglie avessi. Voi sapete quello che mi prometteste, cioè d'esser contenti e d'onorar come donna qualunque quella fosse che io togliessi. È perciò venuto il tempo che io sono per servare a voi la promessa e che io voglio che voi a me la serviate. Io ho trovato una giovane secondo il cuor mio assai presso di qui, la quale io intendo di tor per moglie e di menarlami, fra qui e pochi dì a casa. E perciò pensate come la festa delle nostre sia bella e come voi, onorevolmente, riceverla possiate, a ciò che io mi possa della vostra promission chiamar contento come voi della mia mi potrete chiamare». I buoni uomini lieti tutti risposero ciò piacer loro e che, fosse chi volesse, essi l'avrebbero per donna e onorerebbola in tutte cose sì come donna. E appreso questo, tutti si misero in assetto di fare bella e grande e lieta festa, e il semigliante fece Gualtieri. Egli fece preparare le nozze grandissime e belle e invitarvi molti suoi amici e parenti e gran gentili uomini e altri d'attorno. E oltre a questo fece tagliare e far più robe belle e ricche al dosso d'una giovane, la quale della persona gli pareva che la giovinetta, la quale aveva proposto di sposare. E oltre a questo apparecchiò cinture e anella e una ricca e bella corona e tutto ciò che a novella sposa si richiedea. È venuto il dì che alle nozze predetto avea. Gualtieri in su la mezza terza montò a cavallo e ciascun altro che a onorarlo era venuto.
e ogni cosa opportuna avendo disposta, disse: «Signori, tempo è d'andare per la novella sposa». E messosi in via con tutta la compagnia sua per venire alla villetta. E giunti alla casa del padre della fanciulla, e lei trovata che con acqua tornava dalla fonte in gran fretta per andar poi con altre femmine a veder venire la sposa di Gualtieri, la quale, come Gualtier vide, chiamatala per nome, cioè Griselda, domandò dove il padre fosse, al quale ella vergognosamente rispose: «Signor mio, egli è a casa». Allora Gualtieri, smontato e comandato ogni uomo che l'aspettasse, solo se ne entrò nella povera casa, dove trovò il padre di lei, che aveva nome Giannucole, e dissegli: «Io sono venuto a sposare la Griselda, ma prima da lei voglio sapere alcuna cosa in tua presenza, e domandolla se ella sempre, togliendola egli per moglie, si ingegnerebbe di compiacergli e di niuma cosa che egli dicesse o facesse non turbarsi, e se ella sarebbe obbediente e simili altre cose assai, delle quali ella a tutte rispose di sì». Allora Gualtieri, presala per mano, la menò fuori e in presenza di tutta la sua compagnia ed ogni altra persona la fece spogliare ignuda. E fattisi quegli vestimenti che fatti aveva fare, prestamente la fece vestire e calzare, e sopra i suoi capelli, così scarmigliati come erano, le fece mettere una corona. E appresso questo, maravigliandosi ogni uomo di questa cosa, disse: «Signori, costei è colei la quale io intendo che mia moglie sia, dove ella me voglia per marito». E poi, a lei rivolto, che di sé medesima vergognosa e sospesa stava, le disse: «Griselda, vuoimi tu per tuo marito?» A cui ella rispose: «Signor mio, sì». Egli disse: «E io voglio te per mia moglie». E in presenza di tutti la sposò. E fattala sopra un palafrèn montare, orrevolmente accompagnata, a casa la si menò. Qui vi furono le nozze belle e grandi, e la festa non altrimenti che se presa avesse la figliuola del re di Francia. La giovane sposa parve che co vestimenti insieme l'animo e i costumi mutasse. Ella era, come già dicemmo, di persone di viso bella. E così come bella era, divenne tanto avvenevole, tanto piacevole, tanto costumata, che non figliuola di giannucole e guardiana di pecore pareva stata, ma d'alcun nobile signore, di che ella faceva maravigliare ogni uomo che prima conosciuta l'avea. E oltre a questo era tanto obbediente al marito e tanto servente che egli si teneva il più contento e il più appagato uomo del mondo. E similmente verso i sudditi del marito era tanto graziosa e tanto benigna che niun ve ne era che più che sé non l'amasse e che non onorasse di grado, tutti per lo suo bene, per lo suo stato e per lo suo esaltamento pregando, dicendo, dove dir soleano Gualtieri aver fatto come poco savio d'averla per moglie presa, che egli era il più savio e il più avveduto uomo che al mondo fosse, perciò che niuno altro che egli avrebbe mai potuta conoscere l'alta virtù di costei, nascosa sotto i poveri panni e sotto l'abito villesco. E in breve, non solamente nel suo marchesato, ma per tutto, anziché gran tempo fosse passato, seppe ella si fare che ella fece ragionare del suo valore e del suo bene ad operare, e in contrario rivolgere se alcuna cosa detta s'era contro il marito per lei quando sposata l'avea. Ella non fu guari con Gualtieri dimorata che ella ingravidò, e al tempo partorì una fanciulla, di che Gualtieri fece gran festa. Ma poco appresso, entratogli un nuovo pensier nell'animo, cioè di volere con lunga esperienza e con cose intollerabili provare la pazienza di lei, e primieramente la punse con parole, mostrandosi turbato e dicendo che i suoi uomini pessimamente si contentavano di lei per la sua bassa condizione, e specialmente poiché vedevano che ella portava figliuoli. E della figliuola che nata era, tristissimi, altro che mormorar non facevano. Le quali parole, udendo la donna, senza mutar viso o buon proponimento, in alcuno atto, disse: «Signor mio,
Fa di me quello che tu credi che più tuo onore o consolazione sia, che io sarò di tutto contenta, siccome colei che conosco, che io son da me di loro, e che io non era degna di questo onore al quale tu, per tua cortesia, mi recasti. Questa risposta fu molto cara a Gualtieri, conoscendo costei non essere in alcuna superbia levata, per onore che egli o altri fatto l'avesse. Poco tempo appresso, avendo con parole generali detto alla moglie che i sudditi non potevano partire con la fanciulla dilenata, informato un suo familiare, il mandò a lei, il quale con assai dolente viso le disse: «Madonna, se io non voglio morire, a me conviene fare quello che il mio signore mi comanda. Egli mi ha comandato che io prenda questa vostra figliola e ch'io». E non disse più. La donna, udendo le parole, vedendo il viso del familiare delle parole dette, ricordandosi, comprese che a costui fosse imposto che egli l'uccidesse, perché, prestamente presa dalla culla e basciatole benedettola, come che gernoia nel cuore sentisse, senza mutar viso in braccio, la porse al familiare e dissegli: «Te, fa compiutamente quello che il tuo e il mio signore ti ha imposto, ma non la lasciare per modo che le bestie e gli uccelli la divorino, salvo se egli non ti comandasse». Il familiare prese la fanciulla e, fatta Gualtieri sentire ciò che detta aveva la donna, meravigliandosi della sua costanza, lui con essa ne mandò a Bologna, e a una sua parente, pregandola che, senza mai dire cui figliuola si fosse, diligentemente allevasse e costumasse. Sopravvenne appresso che la donna da capo ingravidò, e al tempo debito partorì un figliuolo maschio, che il carinissimo fu Gualtieri, ma non bastatogli di quello che fatta aveva, con maggior puntura trafisse la donna. Il sembiante turbato un dì le disse: «Donna, poscia che tu questo figlio maschio facesti, per nulla guisa con questi miei viver son potuto. Si duramente si rammaricano che un nipote di Giannuculo dopo me debbe rimanere loro signore, di che io mi dotto, se io non ci vorrò essere cacciato, che mi convenga far quello che io l'altra volta feci, e alla fine lasciar te e prendere un'altra moglie». La donna con paziente animo l'ascoltò, in altre rispose se non: «Signor mio, penso di contar te e di soddisfare il piacere tuo e di me non aver pensiero alcuno, perciò che in una cosa mi è cara, se non quanto io la vecchia a te piacere». Dopo non molti dì, Gualtieri, in quella medesima maniera che mandata aveva per la figliuola, mandò per lo figliuolo e similmente dimostrato di averlo fatto uccidere, a un urticarne mandò a Bologna. Come la fanciulla aveva mandata, dalla quale la cosa donna, né altro viso, né altre parole, fece che della fanciulla fatta avesse, dico Gualtieri, si meravigliava forte e se costessa affermava in un'altra femmina questo poter fare che ella faceva. E se non fosse che carnalissima dei figliuoli, mentre gli piaceva la vedea, lei avrebbe creduto ciò fare per più non curarsene, dove come stava le farlo conobbe. I sudditi suoi, credendo che egli uccidere avesse fatto i figlioli, gli biasimavano forte e reputavano crudele uomo, e alla donna avevano grandissima compassione, la quale con le donne, le quali con lei dei figlioli così morti si condoleano, ma gli altri non disse se non che quello ne piaceva a lei, che a colui che generati gli avea. Ma essendo più anni passati dopo la natività della fanciulla, parendo tempo a Gualtieri di fare l'ultima prova della sofferenza di costei, con molti dei suoi disse che per niuna guisa più sofferir poteva d'aver per moglie Griselda, e che egli conosceva che male e giovanilmente aveva fatto quando l'aveva presa, e perciò a suo potere voleva procacciar col papa, che con lui dispensasse che un'altra donna prendere potesse e lasciar Griselda. Di che egli d'assai buoni uomini fu molto ripreso, e che a che nulla altro rispose se non che conveniva che così fosse. La donna, sostenendo queste cose e parendole dovere sperare di ritornare a casa del padre e forse a guardare le pecore come un'altra volta aveva fatto e vedere un'altra donna tener colui alla quale ella voleva tutto il suo bene, forte in sé medesima si dolea, ma pur come le altre ingiurie della fortuna aveva sostenute, così con fermo viso si dispose e a questa dover sostenere. Non dopo molto tempo, Gualtieri fece venire sue lettere contraffatte da Roma,
e fece veduto ai suoi sudditi il papa per quello aver cieco dispensato di poter trarre altra moglie e lasciar Griselda, perché fattala si venir dinanzi in presenza di molti le disse: «Donna, per concessione fattami dal papa, io posso altra donna pigliare e lasciarte. E perciò che i miei passati sono stati gran gentili uomini e signori di queste contrade, dove i tuoi stati sono sempre lavoratori, io intendo che tu più mia moglie non sia, ma che tu a casa Giannucolo te ne torni con la dote che tu mi recasti. E io, poi un'altra, che trovata non ho convenevole a me, ce ne menerò». La donna, udendo queste parole, non senza grandissima fatica, oltre alla natura delle femmine, ritenne le lacrime e rispose: «Signor mio, io conobbi sempre la mia bassa condizione alla vostra nobiltà in alcun modo co non convenirsi, e quello che io stata son con voi da Dio, e da voi il riconoscea. Né mai come donatomi io il feci ottenni, ma sempre l'ebbi come prestatomi. Piacevi di risolverlo, e a me dei piacere, e piace di renderlovi. Ecco il vostro anello col quale voi mi sposaste, prendetelo. Comandatemi che io quella dote me ne porti, che io ci recai. Al qual cosa fare, né a voi pagatore, né a me borsa bisognerà né somiere. Perciò che di mente uscito non m'è che ignuda ma veste, e se voi giudicate onesto che quel corpo nel quale io ho portato i figliuoli da voi generati sia da tutti veduto, io me ne andrò ignuda, ma io vi prego in premio della mia virginità che io ci recai e non ne la porto, che almeno una sola camicia sopra la dota mia vi piaccia che io portarne possa». Gualtieri, che maggior voglia di piangere aveva che d'altro, stando pur col viso duro, disse: «E tu una camicia ne porta».